Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Ebbene sì, siamo ancora su Final Fantasy VII Rebirth Crisis per parlare ovviamente delle novità che sono state inserite all'interno del gioco con ovviamente l'aggiornamento che era già previsto per giorno 20, però ovviamente riferito all'orario americano, quindi il 21 praticamente per noi a causa ovviamente del fuso orario. Ci sono delle bellissime novità di cui dobbiamo discutere, e partendo comunque da una bella notizia bomba, ovvero il fatto che ormai le gilde sono praticamente a portata di mano. Non mi stupirei se venissero inserite praticamente durante questo mezzo anniversario o alla fine magari di questo mezzo anniversario. E poi è stato, diciamo, inserito praticamente all'interno della, diciamo, della discussione fondamentalmente data mining Kaizit. Quindi potremmo vedere abbastanza presto Kaizit come personaggio giocabile, però per il momento sono soltanto news messe così un po' per aria, prendetele con le pinze e magari fomentate il vostro hype, però per il momento occupiamoci delle, diciamo, delle cose serie e delle cose che possiamo comunque commentare e dare per certo. Innanzitutto il ritorno di alcuni vecchi dungeon, di alcuni Crisis Dungeon che appunto ritornano nella loro modalità Very Hard, quindi per coloro che non erano riusciti a completarli o per coloro che avevano avuto difficoltà, adesso potranno comunque cimentarsi nuovamente e potranno ricompletarli, proprio perché avranno a disposizione tempo per poterlo fare. I dungeon che sono stati reinseriti sono il reattore 1 Mako, la Padapili, la caverna Padapili, le Log Ruin e le Cowpine Caverns, tutte ovviamente in Very Hard, quindi ricordatevi al solito praticamente solo content, poi Crisis Dungeon, e troverete le modalità in Very Hard, è quello che è. Ovviamente bisognerà aver completato il piano 10 della torre per poter comunque sbloccare questi combattimenti. E poi praticamente questi dungeon non hanno cambiato la loro difficoltà, o comunque non hanno cambiato, diciamo, il loro setup rispetto a quando sono stati rilasciati per la prima volta. Quindi per qualcuno che magari ha avuto possibilità di migliorare l'account potrà tranquillamente completarli senza troppi problemi. Aggiornamento per quanto riguarda l'evento che praticamente è in corso, che durerà praticamente per tutto il periodo del mezzo anniversario, ovvero il nostro Eligor, il nostro cavaliere del giudizio, Knights of Judgment, che praticamente viene aggiornato, dove è stata introdotta praticamente la Ruin X2, che è stato aggiunto anche l'episodio epilogo per quanto riguarda la storia che abbiamo seguito durante questo evento. Inserite altre ricompense, ulteriori ricompense, con materiali per l'upgrade delle nostre armi e ticket 5 stelle che ci consentirà appunto di ottenere un'arma 5 stelle garantita. Successivamente abbiamo i pacchetti di gemme che per l'appunto sono state inserite all'interno del gioco, ma questi ovviamente sono semplicemente offerte che coloro che hanno intenzione di investire all'interno del gioco potranno fare. Altro banner dove è possibile ottenere il volume 2, dove sarà possibile ottenere almeno un'arma 5 stelle garantita. Inserite comunque all'interno di questo banner anche tutte le armi praticamente di Capodanno, fino a Capodanno e anche qualcosina in più probabilmente. E si potrà effettuare comunque la multi summon per 1500 cristalli per un totale di 5 volte, quindi multi che comunque sarà possibile effettuare, e come potete notare abbiamo praticamente una o più 5 stelle garantite, quindi in realtà per 1500 gemme rosse potrebbe comunque anche essere un investimento.
E poi, ragazzi, la notizia più bella, che ovviamente stavamo aspettando un po' tutti, il nuovo banner Limit Break di Sephiroth e Zack. Come già era stato preannunciato dalla schedule dell'evento stesso e anche dalla schedule ufficiale su Twitter, è uscito finalmente il banner con Zack e Sephiroth. Un banner che era esattamente ciò che volevo. È esattamente ciò che volevo. Anche perché adesso ovviamente poi ne parleremo più nel dettaglio per quanto riguarda il banner. Per il momento vi do le informazioni generali come è giusto che sia, e poi analizzeremo più nel dettaglio il banner, e sappiate che comunque io pullerò, quindi vedrete anche il video pull di me che pullo per Sephiroth. Cominciamo parlando delle armi in featured, che come potete vedere sono un'arma non elementale per Sephiroth, che a me sta benissimo, e poi un'arma fuoco che avevamo già visto comunque dai trailer in generale per Zack, e quindi bene o male già le idee erano abbastanza chiare. C'era qualche dubbio su Sephiroth, dove si ipotizzava potesse utilizzare attacchi di tipo tuono o vento, cosa che a me un pochettino mi insospettiva, dato che il boss fondamentalmente è resistente al tuono, quindi non lo so, non ce l'avrei visto il boss cambiato con ovviamente la resistenza a tuono, quindi il danno non elementale ci sta. E sono abbastanza contento, anche perché abbiamo una meccanica particolare per queste armi. Infatti l'arma di Sephiroth riesce ad arrivare ovviamente a un 900% di danno non elementale a tutti quanti i nemici, ma qualora dovessimo affrontare un solo nemico, il danno che praticamente facciamo verrà incrementato di 1.3 volte. È quasi lo stesso funzionamento di Opera Omnia, dove avevamo le skill dei nostri personaggi AOE che venivano in un qualche modo adattate nel momento in cui si attaccava un avversario solo. Questa stessa cosa adesso la stiamo vedendo anche nelle armi, e direi anche finalmente, perché ci sono alcune skill che ovviamente fanno danni AOE che giustamente non conviene utilizzare, perché si va a perdere del danno in percentuale quando si combatte un nemico solo. Invece in questo caso abbiamo sì degli attacchi che praticamente fanno danni anche a tutti i nemici, però una volta che affrontiamo il nemico singolo abbiamo, diciamo, questa compensazione di danno che ci consente di fare appunto, cioè che ci consente comunque di utilizzare l'arma nonostante tutto anche a favore del nemico singolo. E questa è una cosa che in realtà speravo di vedere prima o poi nel gioco, e sono contento di vederlo su Sephiroth. Mentre invece per quanto riguarda Zack abbiamo la nuova arma che si chiama Stream Guard, che sblocca l'attacco Igniting Stream, attacco fuoco che avevamo già visto comunque palesemente dai trailer, dai piccoli data mining che comunque avevamo visto, e anche dai trailer che erano stati rilasciati su Twitter, dove praticamente abbiamo un 850% di danno fuoco magico verso un nemico singolo, e quando gli HP, ovviamente in questo caso di Zack, sono al di sopra del 70%, i danni vengono incrementati di 1.2 volte. Quindi anche quest'arma fuoco magica è, direi, abbastanza decente per quanto riguarda ovviamente la composizione dell'arma. Se non fosse che comunque come Damager Fuoco Arcanum, chi ha pullato a Capodanno in teoria possiede Cloud, anche se Cloud è fisico e Zack in questo caso è magico, però non so, è un po' particolare la situazione, anche perché i costumi ragazzi sono Lethal Style per Sephiroth, dove abbiamo un boost di HP e il boost di Magic Ability Mastery, dove praticamente abbiamo l'incremento del danno che facciamo con gli attacchi magici quando la stance di attacco è al massimo, quindi una sorta di imperil magico, se così vogliamo dire. Mentre invece per quanto riguarda Zack, anzi vabbè, è una sorta di Arcanum in realtà, vorrei dire, non tanto Imperil, che non è corretto.
Mentre invece per quanto riguarda Zac abbiamo l'Arcanum Fuoco. Arcanum Fuoco che però boosta l'attacco magico. Quindi abbiamo un Zac che diventa fondamentalmente, grazie a questo banner, l'Arcanum Magico Fuoco. Arcanum Magico Fuoco che ovviamente poi approfondiremo il discorso a parte, io preferirei sfruttare con Sephiroth. Però chi ovviamente ha il favore di utilizzare Zac, ha il piacere di utilizzare Zac, potrà valutare la sua, ovviamente la sua scelta. Abbiamo la nuova Refined Ability, come abbiamo visto con Cloud, che praticamente ha preso grazie alla sua arma, e anche Glenn, dove hanno preso praticamente il boost di attacco magico a boost di attacco fisico a tutti gli alleati. Anche Sephiroth, in questo caso, nella sua arma, e anche Zac nella sua arma, prende praticamente la Refined Ability con il boost di attacco magico a tutti gli alleati. Quindi era una delle cose che volevo. Infatti io avevo detto, spero tanto che comunque Sephiroth possa prendere il boost di attacco magico così come l'hanno preso Glenn e Sephiroth, però magari con un Arcanum Acqua magica che mi sarebbe andata a genio, perché comunque mi sarebbe andato bene, ma mi accontento anche del non elementale. L'importante è che Sephiroth sia magico e quindi ci sta, è perfetto, per me è assolutamente perfetto. Quindi ovviamente abbiamo anche le percentuali che verranno incrementate con il costume e con i vari overboost che otterremo per le nostre armi, per quanto riguarda ovviamente il farming dell'evento così come abbiamo fatto finora con Cloud e Glenn, e poi ovviamente il banner che al solito sapete già come funziona e avremo modo di poterne parlare tra pochissimo. Qui poi abbiamo praticamente la campagna del mezzo anniversario che ovviamente ancora sta procedendo, quindi le 7 settimane di Limit Break Campaign stanno praticamente andando avanti, dove appunto abbiamo avuto tutte le settimane con tutte le introduzioni di quelle che sono state le novità del gioco, per poi continuare ovviamente per le prossime settimane ad inserire roba per festeggiare questo mezzo anniversario di Ever Crisis. Detto ciò, ragazzi, non c'è altro di cui dobbiamo parlare per quanto riguarda le news, quindi adesso andremo a parlare più nello specifico del banner di Sephiroth e Zac con un altro video, ovviamente, e poi si pulla. Per me si pulla, c'è poco da fare. Quindi, ragazzi, detto ciò, vi aspetto tra pochissimo con il video di analisi e valutazione del banner e noi, come sempre, ci becchiamo alla prossima. Bye bye!